perché quando votiamo contro, giustifichiamo, motiviamo i nostri provvedimenti e rappresentiamo tutta una serie di criticità. Le criticità economiche e finanziarie del comune di Ginosa, oggetto della conferenza stampa organizzata dal gruppo consiliare di centrodestra. A margine del consiglio comunale dello scorso 26 luglio, nel corso del quale è stato approvato a maggioranza il riequilibrio di bilancio 2017, nonostante il parere sfavorevole del collegio dei revisori e l'abbandono dell'aula da parte dei consiglieri di centrodestra, Patrizia Ratti, Vito De Palma e Marilisa Mongelli esprimono i propri timori sulle sorti future dello stesso ente, conseguenza del persistere in comportamenti e scelte già bocciati dalla Corte dei Conti. Dal quartier generale di Forza Italia di via Glionna, Ginosa, il monito alla maggioranza: invertite la rotta o le conseguenze le pagheranno i cittadini. Ieri sera è stato approvato il riequilibrio al bilancio di previsione, così come purtroppo era stato anticipato da noi, dal nostro gruppo consigliare. Abbiamo riscontrato che i conti del Comune non sono in ordine, ma non sono in ordine come qualcuno pensava, questione di debiti eccetera eccetera, tutte queste cose lanciate in campagna elettorale che non hanno trovato riscontro. Non sono in ordine perché il Comune di Ginosa non ha avuto la capacità invece di riscuotere i crediti, ed è la criticità che ha rappresentato anche il collegio dei revisori dei conti, che non ha espresso parere favorevole, e pertanto ieri sera il punto è stato approvato con il parere contrario del collegio dei revisori e noi consiglieri di minoranza abbiamo abbandonato l'aula. Riteniamo che le giustificazioni portate avanti dalla maggioranza non siano esaustive e quindi era necessario invece intervenire con dei provvedimenti. Queste cose non sono state recepite, i consiglieri hanno votato comunque in questa maniera, riteniamo che sia stato un voto incauto, per cui adesso verifichiamo come andranno a finire le questioni. Certo è che l'assessore Tarantini, che è l'assessore al bilancio, si è caratterizzato in un anno di mandato con il commissariamento sul bilancio di previsione, il voto contrario dei revisori sul riequilibrio, il voto contrario del presidente dei revisori sul rendiconto. Penso che è inadatto a quel ruolo, quindi dovrebbe quantomeno rassegnare dimissioni. Loro continuano con questa politica degli slogan. Abbiamo bisogno invece che venga ripristinato l'ordine nei conti così come li abbiamo lasciati.